Vediamo cosa ha la televendita per noi oggi. Salve gente, ora di fare un po' di shopping, ecco cosa abbiamo in serbo per voi oggi. Ora abbiamo il set di bibite, affrontate il caldo estivo con questi drink rinfrescanti. 20 Second Made, 20 Acqua della Rinascita, entrambi oggetti in un unico set, incredibile. Wow, che roba incredibile. Ma non è tutto, abbiamo molto altro per voi. Il prossimo set è il regalo floreale, il regalo perfetto per chi ama i fiori. Un vaso di vetro, il cestino di fiori e basta. Entrambi gli oggetti in un unico set, incredibile, fanno cagare tutti e due. Wow, sono due oggetti fantastici, non saprei quale scegliere, manco io perché fanno schifo. È un prodotto in edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Naturalmente il prezzo è giusto, non vedrete più un affare del genere. Oh, i telefoni stanno già squillando senza sosta, ne restano solo pochi, è la vostra ultima occasione per comprare. Pare che i telefoni stiano davvero squillando, cosa comprerai? Ma fanno cagare tutti e due, però io prenderei questo. Prenderei questo perché metti caso che... Allora, io non ho fatto molte uscite con i companion durante tutto il gioco, ma perché comunque mi sono concentrato molto sul perfezionare il personaggio e perfezionare le altre varie relation. Quindi una volta che arrivi a completare tutte e due le cose, il tempo a tua disposizione per uscire in generale così a cazzo di cane è molto limitato. Per esempio, adesso abbiamo solo Takemi che mi chiede di uscire. Io però, volendo, potrei uscire anche con Ryuji e Han, volendo. E quel regalo, quella pianta che ci arriverà domani, quel set floreale, potremmo regalarla eventualmente a Ryuji e ad Han. Ryuji ovviamente non se ne farebbe niente, e Han tecnicamente non penso gli interessi. A Ryuji interesserebbe piuttosto snack, ramen, roba sportiva. Qualcuno che forse potrebbe interessarsi alle piante potrebbe essere Makoto, ma non ne ho la certezza neanche su di lei. Nonostante comunque Takemi mi abbia scritto, in realtà lei non vuole aumentare il nostro confidant, il che è un peccato. Quindi penso che occuperò la mattinata andando in palestra. E rieccoci al Protein Lovers. Cominciamo l'allenamento. Vuoi prendere qualcosa visto che ce l'abbiamo? Gli iperproteici. No, l'importazione volevo dire. Gli iperproteici la prossima volta, visto che le proteine le abbiamo appena finite. Bene, sei pronto? Nuovo allenamento? No, sempre questo. Sembra che tu te la stia cavando. Non ci sono problemi o ritmo o forma. Ti stai abituando anche a questo. La prossima volta proviamo qualcosa di diverso. Un nuovo allenamento. Sembra che ti sia allenato fisicamente e mentalmente. Guarda qua che fisico, Morgana. 5 HP, 3 SP. E anche l'importazione hanno dato i suoi frutti. 5 HP, 3 SP. Ok, andiamo a casa. E vai a lavarti che puzzi. Ormai non li leggo neanche più questi dialoghi perché so già benissimo cosa stanno per dire. Kaetaka. La cosa triste è che molto spesso io la domenica andavo da... come si chiama? Da Yoshida. Il problema è che ormai abbiamo finito il suo confidant. Il problema è che c'è ancora Iwai, ma c'è anche Mishima adesso. Mishima in teoria siamo in un punto quasi morto della sua questline, però visto che già ci siamo io andrei a farlo. Ho delle nuove informazioni su quell'attore, pare che ci servirà una nuova strategia. Vorrei parlartene, hai del tempo oggi? In realtà vorrei non occupare il mio tempo con te, Mishima, ma sai com'è. A che punto siamo? Legame 6, vero? Esatto. Andiamo da lui. Grazie, vediamoci al solito ristorante, al dinner, perché siamo poveri. No, beh, abbiamo 1.000.000 di yen. Ricordi quell'attore che vi ha suggerito come prossimo obiettivo? Pare voglia sposare quell'idol. Probabilmente non riusciva a perdonarsi per quello che le aveva fatto, ma la sua reputazione è rischizzata alle stelle dopo l'annuncio. Prima lo odiavano tutti, mentre adesso parlano di quanto sia gentile tutto d'un pezzo. A ogni modo, non possiamo opporci al popolo. Abbiamo fatto bene a non risvegliargli il cuore. Abbiamo? Il sostegno dei ladri sarebbe precipitato se l'avessimo fatto. Devo assicurarmi che il prossimo obiettivo sia battibile. Bravo Mishima, patte sulla spalla, perché i capelli mi fanno schifo. Beh sì, è il mio lavoro, sono il vostro manager, ricordi? No. Oh, comunque, ho pensato a un nuovo piano d'attacco. Se vogliamo davvero rendervi famosi, non possiamo limitarci alle richieste più allettanti.
là fuori pieno di gente che dubita di voi e che vuole spingere gli altri a fare lo stesso. Quindi dobbiamo epurarli. Dio mio, Mishima. Datti una calmata, sul serio, Mishima. Scusami, epurare è una parola un po' inquietante, ma non c'è davvero un modo migliore per dirlo. La verità è che ho cercato alcuni di questi idioti che vi criticano e gli ho inviato un avvertimento. Sai, la roba tipo, se non torni sulla retta via sarà il nostro prossimo obiettivo. Mishima, cosa? Ti dirò, ha funzionato la meraviglia. Hanno smesso subito di infangare i ladri fantasma. Certo, c'è ancora gente che non vi crede, ma sotto sotto è solo perché vi teme. Oh. È grandioso. Oddio, questo è scemo. In più, ora che tutti quegli haters si sono spariti, sul forum stanno arrivando sempre più informazioni. Post dopo post dopo post, è tutto un vi prego e aiutatemi, divertentissimo. Divertentissimo? Mishima? Ho solo trovato un modo tutto mio per risvegliare i cuori della gente. Ormai cose come la pubblicità e il management mi stanno strette. Posso cambiare il mondo. Mishima, non puoi. Adesso ho la forza per farlo. Non saresti mai stato un buon Phantom Thief. Oh, guarda un po'. Eh? Akiyama-kun. Yo, Mishima, non ti vedo dai tempi del diploma. In realtà ci siamo visti qui non troppo tempo fa. Oh, già, mi sa che hai ragione. Akiyama-kun? Che c'è? Va tutto bene? Che intendi dire? Ti sembro uno che non sta bene? Non saprei, sembri silenzioso. Chiudi il becco, nullità. Non ho tempo per ascoltarti. Nullità. Si comporta come se non valessi niente, eppure perde tempo a infastidirmi. Ma io sono cambiato. Non ho letto tutto, scusami Mishima, tanto era una cazzata. Ho anche sentito che frequenta dei tizi un po' loschi. Tutta feccia, vorrei potergli risvegliare il cuore per il bene della società. Aspetta, ci sono, possiamo risvegliare il suo cuore al posto di quell'attore. Basta, è deciso, il prossimo obiettivo sarà Akiyama-kun. Quando è che tu hai deciso? Quando è che tu hai il diritto di decidere? Vediamo, dove sono le sue info? A proposito di obiettivi, un giorno darete la caccia anche a me? Probabilmente, molto probabilmente. Perché ti senti in colpa? Ci stai davvero pensando? Oh. Bella battuta, Star. Beh, me ne torno a casa. Più tardi ti mando le info su Akiyama-kun. Mishima ha proposto un obiettivo per soddisfare i suoi interessi. Dovrà discuterne con gli altri. Oh, Mishima. Quindi vuole solo vendicarsi di quel tipo che lo prendeva in giro? Non ci ha fatto altre richieste strane? Qualcosa riguardante quell'attore affascinante? Che Mishima-kun stia cercando di sfruttarci? Sembra che abbia anche minacciato chi ha parlato male dei ladri fantasma sul suo forum. Forse dovremmo risvegliare il cuore di Mishima, non di Akiyama. Oh, aspetta, non è mica cattivo! Se trovassimo la sua ombra, scopriremo cosa sta succedendo. Già è preoccupato che risvegliamo il suo cuore, no? Dovremmo riuscire a rintracciare la sua ombra nel memento. Vista la situazione, credo che sarebbe bene sconfiggerla e risvegliare il suo cuore. Stai scherzando, spero! Può sembrare oltraggioso, ma non possiamo permettere che intralci il nostro lavoro. Possiamo decidere dopo se risvegliare o meno il suo cuore. Per ora troviamo la sua ombra. Andiamo, andiamo a trovarlo. Su, andiamo nel memento e troviamo l'ombra di Mishima. Forza, missione serale, per una volta. Io mi ricordo di aver fatto questa missione più avanti nel gioco quando avevo... Ecco appunto, stavo dicendo, dov'è Makoto? Quando avevo anche altri companion nella squadra. Chi siete voi? Siete i ladri fantasma. Perciò volete risvegliare il mio cuore anche dopo tutto quello che ho fatto per voi? Proprio io, tra tutti quanti. Se mi aveste dato ascolto, ora i ladri fantasma sarebbero davvero molto più famosi. E se lo foste diventati, anche io se ne avrei giovato. Non sarei più stata una stupida nullità. Ma ora finalmente ne ho un po' di speranza della mia vita. Perciò, perché? Perché volete fermarmi? Mishima, io ho perdenti, andatevene. Mishima, voglio parlare solo con il vostro leader, da solo.
Andate, per favore, lasciateci soli. Ah, Mishima, è tutta colpa tua. Prima che tu arrivassi conoscevo il mio ruolo nella vita. Ero il bersaglio di tutti. Avevo accettato di essere una nullità, quindi ne ero contento. Ma quando ho scoperto che eri uno dei ladri fantasma, tutto è cambiato. Dovevi essere mio amico. Voglio dire, vedere un eroe fare tutte quelle cose assurde mi ha spinto a desiderare qualcosa di più. Anche io voglio cambiare la società, voglio che il mondo lo noti. Se solo riuscissi a rendere famosi i ladri fantasma, forse anch'io finirei per diventare famoso. E questo ti renderebbe felice? Non lo so, ma non ho altra scelta. Non ho dei poteri speciali come voi. Diamine, nessuno fa nemmeno caso a me. Ecco perché ho bisogno di voi. Siete l'unico mezzo per cui possa farmi un nome. So che è sbagliato, ma se non esco adesso dall'ombra, quando lo farò? Ad ogni modo, fatevi sotto. Siete qui per combattere, no? No. Che cosa? Non volete risvegliarmi il cuore? Puoi benissimo farlo da solo, no? No. Forza, andiamocene. Avrà pure imparato qualcosa dopo tutto questo tempo passato con degli eroi come noi, no? Ciao Mishima, buona fortuna. No, ho bisogno del ladri fantasma. Ho bisogno di essere famoso. Ho bisogno di... io... Mishima, su, fai il bravo, va? Yusuke o Ryuji? Chi può essere a quest'ora? Makoto, ah, incredibile. Voglio andare a cercare un libro. C'è una cosa che devo verificare. Andrò al Booktown a Jinbocho. Dato che siamo in vacanza, puoi darmi un po' del tuo tempo? Vorrei che mi aiutassi a cercarlo. Makoto vuole uscire con te? Che ne pensi? Vuoi andare al Booktown? Va bene, tanto non è che abbiamo di meglio da fare. Grazie. Sto cercando di dedicarmi alla scienza psicognitiva. Domani ti racconto i dettagli. Buonanotte. Se non fossimo andati con i fumi a Jinbocho al tempo, adesso sarebbe stato un punto in cui noi avremmo conosciuto Jinbocho se avessimo accettato di andare con lei. La ricerca della mamma di Futaba, eh? Chissà se troveremo qualcosa al Booktown. Beh, vado a dormire. Oh, Makoto, si interessa agli altri. Patata lei. Ed è lunedì. Mi interessa la scienza psicognitiva, lo stesso campo della ricerca della mamma di Futaba. Dubito che troveremo informazioni pubbliche, ma forse citate in qualche vecchia rivista accademica. Cerchiamone una, forza! Grazie, spero proprio di trovare qualcosa. Voglio apprendere più che posso nella scienza psicognitiva mentre Futaba riacquista le forze. Se solo riuscissimo a scoprirne di più, forse potremmo risolvere il mistero del metaverso. Ci verrebbe anche più semplice attraversarlo. Oh, ma guarda! Makoto 1 e Makoto 2. Oh, ciao. Arrivederci. Ehi, aspetta. Volevi dirgli qualcosa per caso? Oddio, sembra di guardarsi allo specchio. Oh, no, niente di particolare. Ero solo sorpresa di vederlo qui. Non era mai mia intenzione disturbarvi. Non c'è bisogno di essere così gentile. Mi stavo solo aiutando con i libri. Più guardo questa scena, dopo aver scoperto quell'informazione, più mi sarebbe piaciuto vederle entrambe in campo. Dai, che palle. E che cazzo? È una tua amica? È il mio maestro di Shoji e la mia compagna guerriera. È il mio maestro di Shoji. Oh, maestro, è un'esagerazione. Giochiamo semplicemente insieme a Shoji. È quella professionista di Shoji di cui mi avevi menzionato, l'esperta stratega. Già. Ammetto di sapere solo le regole, ma mi intriga il modo di pensare di una giocatrice professionista. Sì, adesso mi chiedo, se avessi risposto una compagna guerriera, secondo me si sarebbe probabilmente vergognata. Però al maestro di Shoji sembrava la risposta giusta. Quello è un libro sulle tattiche dello Shoji. Oh sì, vengo qualche volta qui per comprare dei vecchi libri strategici sulla disciplina. Scusami se mi permetto, potresti insegnarmi qualche strategia? Credo che potrebbe tornarmi utile in futuro. Oh, sicuro, se ci tieni. Ebbene, lo Shoji, per attaccare devi essere creativo nel tuo approccio e sacrificare i pezzi senza rimorsi. Perciò il piano è far concentrare l'avversario sui pezzi sacrificabili, per poi passare al contrattacco.
Sì, ehi, è un talento naturale. Un'altra strategia è usare i pezzi esca per attirare l'avversario dalla parte della tua parte della scacchiera. E così lo scioglie bello. Capisco, in quel modo puoi circondarlo e... Sembrate andare d'accordo. Oh, scusami, stavo dicendo cose così interessanti che ho perso la cognizione del tempo. Ci riaggiorniamo più tardi. Potresti dare un occhio ai libri di cui abbiamo discusso prima? Ma dai, si sono trovate Makoto 1 e Makoto 2. Io intanto vado a cercare roba. Niente di promettente, eh? Credo che ci convenga tornare a casa per oggi. Beh, è stata una scenetta divertente comunque. Ne è valsa la pena perdere un giorno per questo. È vero, è arrivato il mio pacco, tra l'altro. Manca una settimana all'attacco di Majed. Chissà cosa accadrà. Non hanno detto che avrebbero preso le nostre cose? Ma non c'entriamo nulla. Perché proprio noi? Perché siete giapponesi, c'entrate sempre. Come faranno i ladri fantasma a rimediare? Non rimedieremo, abbiamo già risolto la situazione. O meglio, stiamo per farlo. Oh, Kaitaka. Un'altra ondata di calore, quando finirà? Chi mi scrive? Manca solo una settimana alla scadenza. Ehi, avete visto il forum? Sì, la gente ci sta dicendo di sbrigarci e proteggere i civili. Dicono tutto quello che vogliono, senza alcuna considerazione delle conseguenze. Io non posso proprio credere che continuano a fare così. A proposito, come sta Futaba? A questo punto abbiamo un bisogno disperato della sua assistenza. Nel palazzo ha fatto menzione di Majed, poco ma sicuro. Spero davvero che abbia in mente qualcosa. Persino Makoto si è unita al lato oscuro di quelli che dicono aspettiamo e vedremo. Non abbiamo molto tempo, so che è frustrante, ma non possiamo farci nulla. Già. È arrivato un altro pacco per te. Che cosa hai ordinato? Ecco, il vaso di vetro e un cestino di fiori. Deve essere quell'ordine fatto alla televendita. Vediamo chi mi scrive, tre persone. Riguardo alla mia richiesta, è qualcosa di interessante e una nuova idea. Una nuova idea per cosa? Mi occorre una nuova ispirazione. Se non ci resta che aspettare Futaba. Stare con le mani in mano, tuttavia, mi rende nervoso. Non c'è nulla che possiamo fare? È in cerca di un'ispirazione? Perché non porti Yusuke a quel jazz club di cui parlava Keiichi? Potrebbe essere un'idea, però fammi vedere che bonus riceviamo oggi. Se dobbiamo davvero andare al jazz club, ci dobbiamo andare in un momento in cui mi convenga andarci. Non mi conviene andarci di lunedì e non mi conviene andarci oggi. Mi dispiace, Yusuke. Concentrati sul tuo quadro. Hai qualche nuova informazione interessante? Non per te, mi dispiace, Oya. E Mishima, visto che già ci siamo visti poco fa, direi di continuare, così continuiamo a salire il tuo rango e chiudiamo anche la tua storia. A proposito della mia richiesta, ho pensato a molte cose da allora. Vorrei parlarti di nuovo, hai del tempo libero? Sento di potermi avvicinare a Mishima. Allora, che ne pensi? Vuoi incontrare Mishima? Penso che sarebbe un'idea. Incontriamo Mishima. Grazie. Scusa se ti disturbo in un momento del genere, ma possiamo vederci al parco Inukashira. Vorrei parlare in un luogo dove si possa sentire la brezza notturna. Mishima a me non dispiace come confidant, anche se si monta troppo la testa. Ma certo non è fastidioso come Oya. Ehi, ho riflettuto un pochino su Akiyama-kun. Non vogliamo intervenire. Ah, beh, in realtà stavo proprio per dire la stessa cosa. Insomma, dagli la caccia non vi aiuterà a diventare famosi. Sarebbe pressoché inutile. Ti importa ancora la fama? Aspetta, come fai a saperlo? Ah, capito. Un ladro che risveglia i cuori sa di certo scorgere cosa succede nel profondo della mia psiche. Sai, ho creato il fansite per diffondere il vostro messaggio di giustizia nel mondo. Ma prima che me ne accorgessi ho iniziato ad aiutarvi solo perché così sarei potuto diventare famoso. Anche se forse è sempre stata la vera motivazione. Oh, Mishima. Non so, credevo di farlo in segno di rispetto nei vostri confronti. Ma in fondo pensavo volessi semplicemente mostrare a tutti di valere più di una nullità. Ma guarda dove mi ha portato. Sono solo un perdente egoista, aggrappato alla vostra popolarità. Non mi merito di lavorare al fianco di valorosi ladri fantasma. Beh, grazie di tutto, ciao. Mishima! Oh, ed è caduto. Aio! Oh, cazzo. Cavolo, ho mangiato la polvere. Che razza di idiota. Non so nemmeno scappare.
Lavorando con i ladri mi sono convinto di poter cambiare il mondo, ma è stata solo opera vostra. Io sono impotente come sempre, è la verità. Mi chiedo se esiste davvero un modo per un tipo patetico come me per darvi una mano. Il fansite è sempre stato il tuo modo di aiutarci. Ci sono! Il mio potere speciale risiede nella gestione del fansite. Ma non voglio più occuparmi di relazioni pubbliche. Prima di tutto, quel sito dovrà essere un'oasi per tutte le persone seriamente in difficoltà. Dopo quello che mi è successo con Kamoshida, so quanto può essere difficile denunciare le ingiustizie. Ergo, fin tanto che ci saranno voci che richiamano i ladri fantasma, io le aiuterò a farsi sentire. Mishima sembra sempre più motivato. Bravo Mishima, ora pat pat sulla testa, perché sei ritornato un fanboy. Ok, grazie. In ogni caso, dimentichiamoci della caccia di Akiyama-kun, ok? Sono ancora preoccupato per alcune voci che lo riguardano, ma farò altre ricerche. Non è comunque il cattivo ragazzo che finge di essere. Pare sia molto dolce con la sua ragazza. Riesci ad immaginartelo? Parlavano di matrimonio già anche le scuole medie. Un po' lo invidio a dirla tutta. Beh, tutti hanno qualcuno di speciale nel mondo. Comunque, ci vediamo. Magari un giorno lo troverai anche tu qualcuno di speciale, Mishima. Sì? Oh, Star, quello che ti ho detto su Akiyama-kun era vero? Non erano semplici voci. Sul fansite ho trovato un post da parte di una ragazza che penso sia la fidanzata di Akiyama-kun. Dice di essere preoccupata perché il ragazzo frequenta dei tipi loschi e si comporta in modo strano. Sembra che ci siano abbastanza prove per renderlo un bersaglio, ma continuerò a indagare per sicurezza. Vai, è il tuo momento di gloria, fatti valere. Sì, lascia fare a me. Non possiamo ignorare le richieste d'aiuto del fansite. Nemmeno io mi ero accorto di quanto il fansite fosse importante per me. Grazie Star, per avermi aiutato ad arrivare a questo punto. Ok, continuiamo così, ciao. Oh Mishima, prossimo obiettivo del metaverso: Akiyama-kun, o meglio forse i tipi loschi che lo stanno ricattando. Oh, oggi non mi scrive nessuno. Sono molto triste ora, Morgana. Vediamo, Yusuke sarà disponibile? Rango Plus! Mi sa che con Yusuke siamo alla fine. Allora, a prescindere ci dovevo andare per fare delle carte. Ma se arriviamo alla fine anche del percorso di Yusuke, siamo avvantaggiati, ma tanto. Ora dobbiamo solo aspettare, è snervante. Così, per rinfrescare la mente, ho deciso di osservare la gente. Hai bisogno di qualcosa? Il nostro accordo? Sì, voglio duplicare una carta. Visto che abbiamo completato i rifletti e nulla che avevo per adesso, direi di puntare sui vari amplifica. Anche se ne abbiamo pochi in questo momento e quindi dovremmo crearli e poi farli insegnare a Yusuke. E iniziamo con amplifica nucleare, che non è difficile da fare, ma almeno ce l'abbiamo. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie. E ora Yusuke, fammi vedere se ho la persona giusta. Ce l'abbiamo, perfetto. Possiamo uscire insieme per l'ultima volta. Sono venuto a trovarti, Yusuke. Devi avere molto tempo libero allora. Oggi è tempo, c'è una cosa che vorrei mostrarti. Sento di potermi avvicinare a Yusuke grazie al reggente. Perfetto, Yusuke. Allora, hai deciso di passare il tempo con Yusuke? Assolutamente. Ho inviato la mia opera al concorso di Kawanabe. Perfetto, è stata accettata ed è esposta alla mostra a esso collegata. Vieni, andiamo, l'esposizione si tiene nello stesso museo dell'altra volta. Perfetto, così la strada la sappiamo già. Wow, il dipinto di Yusuke ha vinto il concorso ed è migliorato a modo suo. Devo dire che a me il dipinto originale già piaceva, ma questo è interessante. Cioè, mi piace molto di più la versione prima, ma così è molto bello lo stesso. Ho ancora molto da imparare, ma finalmente ho dipinto qualcosa di cui posso essere soddisfatto. Sì, questo rappresenta davvero il cuore dell'uomo. Si intitola Speranza e Desiderio. Che ne pensi? È venuto bene? Hai raggiunto la speranza? Wow. Hai aggiunto. Ho aggiunto dei dettagli che prima erano assenti.
Questa luce siete tutti voi. Oh, Yusuke, i brividi. Nel titolo si parla di speranza, ma per me è qualcosa di molto più concreto. Santo cielo, i brividi per tutta la tua storia, Yusuke, mi salgono. Non riesco a credere che possa essermi sfuggito finora. Lei è un buon dipinto. Non vuole essere eccentrico per il solo gusto di esserlo, come quello dell'altra volta. È incredibile fino a che punto possa mutare un dipinto. Che punto? Dunque, questa è la risposta a cui sei giunto? Sì. Speranza e desiderio, capisco. Bellezza e bruttezza, l'uomo le possiede entrambe. Si direbbe che finalmente tu l'abbia capito. I brividi, Dio mio! A che gioco sta giocando? L'ha provocato apposta! Le mie scuse, sebbene il mio intento fosse quello di spronarti, sono stato molto duro. Scusami, ero convinto fosse uno stratagemma necessario per scuoterti e tirar fuori il tuo spirito competitivo. Ma perché mai l'ha fatto? Qual è il suo obiettivo? Volevo fare qualcosa per te, perché anch'io, come te, ho sofferto per colpa di Madarame. Ecco tutto. Madarame ce l'aveva con me perché, secondo lui, io rubavo i clienti. Così fece in modo che nessuno mi affittasse più spazi espositivi. Mi creò problemi infiniti. Dunque, è per questo che... Sì, il cuore umano è colorato dal desiderio, anche se a volte è nero come la pece. Ma tu ti sei rivelato forte abbastanza da guardare la realtà in faccia e decidere di opporti. Se solo fosse stato altrettanto forte anche lui. Intende Madarame? Io e Madarame siamo stati prima compagni di classe, poi insegnanti della stessa scuola d'arte. Un tempo era uno spirito nobile, diceva che un giorno si sarebbe imposto nel mondo dell'arte. Ma anche il mondo dell'arte, degli aspetti politici, vince chi è più astuto. Così i nostri cuori si sono tinti di nero. Ma il cuore dell'uomo è cosa assai strana. Non riesce a tenere nero e bianco perfettamente distinti. Quando seppi che ti aveva accolto, rimasi scioccato. Lui detestava i bambini. Successe poco prima che troncassi ogni rapporto. Una notte mi chiamò. Era nel panico perché tutte le cliniche vicine erano chiuse e il suo allievo aveva la febbre alta. Sensei. Aveva sicuramente anche un altro lato. Già. Non voglio che il mondo dell'arte dia vita ad altri perdenti come me o gli altri falsi vincenti come lui. Ecco perché ho creato questa fondazione. Allora, che ne dici? Ti piacerebbe avere il nostro sostegno? Senza tutto quello spiacevole discorso sul come venderti, ovviamente. È una proposta davvero gentile, la ringrazio per la sua generosità. Tuttavia, con tutto il rispetto, devo rifiutare. Ah, come mai? Io non sono Madarame. Non mi farò macchiare dal desiderio. Dopotutto, so che c'è la speranza. Se mi smarrirò, loro saranno lì a porgermi la mano. Se sbaglierò, saranno lì per rimproverarmi. Finché ci saranno loro a guidarmi, come raggi di speranza, non ho nulla da temere. Oh, Yusuke! Madarame davvero ha avuto buon occhio. Oh... Che uomo strano. E tu sei ancora più strano, Yusuke. Perché ho rifiutato la sua proposta, dici? No, perché sei tu. Ammetto che è davvero uno spreco rifiutare un'offerta del genere. Però, tuttavia, che sia meglio così. Sono molto combattuto, ma non è questa la natura del cuore umano. Interessante, è di questo che dovevo trattare i miei quadri. Devono. Non deve essere stato facile avere a che fare con me. Credimi, è stato più facile adesso che la prima volta, ma perché la prima volta, credimi, continuava ad arrivare richieste di ogni tipo, dovevo studiare, dovevo fare. Sono contento di averti dato il tuo spazio, Yusuke. Ma per qualche motivo ero sicuro che non mi avresti abbandonato prima che tutto si fosse risolto. Non l'ho fatto questa volta, credimi, Yusuke. Grazie, davvero grazie. Percepisco un forte legame con Yusuke. La sua nuova persona è bellissima, credetemi.
Io sono te, tu sei me. Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione. Spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito dell'imperatore, che ti conferirà un potere infinito. Il secondo risveglio. Oh, a me piace tantissimo la sua nuova persona, credetemi. Mi piace davvero tanto e abbiamo sbloccato Odino. Ma già ce l'abbiamo, grazie Yusuke. Oh, Yusuke. Goemon, digievolve in Susanoo. Guarda che bello che è. Guarda che bello che è il Susanoo. Nella persona che è in me si è destato un nuovo potere. Kamu Susanoo. È molto più bello di Goemon, nonostante Goemon sia già figo. Ma questo è stupendo. È stupendo, è bellissimo. E vediamo, ha appreso qualche nuova abilità? Lo scopriremo tra poco. Ora che ho superato il blocco, devo recuperare il tempo perduto. Ciao Yusuke. Rinnovo la promessa che ti feci. Dovessi mai avere bisogno, conta pure sulla mia assistenza. Già lo faccio, Yusuke. Che ne dici di andare? Se devo approfondire la mia conoscenza del cuore umano, i ladri fantasma devono darsi da fare. Yusuke, sono contento che tu abbia vinto. Evita fuoco, perfetto. Lo mettiamo, non lo so al posto di cosa. Facciamo questo. Non è così buono come sembra, purtroppo. Ed evitare il fuoco invece è un'ottima modalità per proteggere Yusuke. Un'altra ondata di calore, quando finirà? Sei libero oggi e che programmi hai? Fatemi vedere voi se siete libere oggi. Allora, i fumi salirà di livello. E Chiaia, ovviamente no. Grazie Chiaia di essere inutile come sempre. Bene, e così un'altra persona che mi occupa spazio lo possiamo togliere. Che programmi hai? Che impegni hai oggi? Speravo che potessimo fare una partita. Ti va? Ti insegnerò altre strategie, ovviamente. Senti di potermi avvicinare. Perfetto, allora ci vediamo i fumi. Grazie davvero, ci vediamo in chiesa allora. Arrivo subito i fumi. Anche perché adesso dovremmo essere al rango 6, quindi rango 7. Poi dopo il rango 7 c'è l'intermezzo tra il 7 e l'8 che ci farà fare la sua richiesta nei memento. Perfetto. Sei stato sconfitto. Il campo di battaglia è mio. Il regno di Togo è completo. Tutti i miei pezzi sono stati catturati. Fumi mi ha sconfitto senza appello. Devo essere incazzata oggi. Ma pensare che saresti rimasto in piedi dopo averti colpito con la mia spada d'argento infinita. Sei migliorato, considerato che sei riuscito a resistere alle mie aperture micidiali. La tua determinazione è una vera fonte di ispirazione. Dovrò pensare a nuove mosse. Temo che tu possa superarmi un giorno, se non resto vigile. Ho avuto una buona insegnante. L'amichevole contro quel pro di cui parlava mia madre è stata confermata. È un giocatore di shogi molto famoso. Punto a diventare la prima donna nella Lega dei Professionisti. Sono certa che attirerà un sacco di attenzioni, specialmente dopo quell'articolo. Tuttavia, non intendo perdere. È la mia occasione di dimostrare le mie vere abilità. Ti confesso, però, di essere un po' spaventata. Perché? In ogni caso, è comunque un professionista. Non ti servirà solo strategia, ma anche un po' di fortuna. Hai ragione, ma significa che anch'io ho le mie chance di vittoria. Appunto la fortuna, sebbene il mio avversario sia più forte. Sinceramente, non so quanto le mie abilità possano tenere testa a un professionista. Un giorno lo sarai anche tu. Ma sono stufa di essere trattata come un idol. Devo mostrare a tutti di che pasta sono fatta. Io credo in te. Forza, ce la puoi fare. Grazie. Dunque, c'è una mossa di cui vorrei parlarti. Faresti un'altra partita? Certo, volentieri. Grazie mille. Posiziona strategicamente i pezzi nella zona nemica per aumentare la chance di guadagnare oro. Cerca di usare quella tattica nel tuo prossimo match. Per oggi prova a rubarmi i pezzi che desideri. Quindi aspetta, questo bonus sarà per i soldi o per le maschere? Per i nemici da catturare. Raddoppia il denaro ottenuto se vinci la battaglia in un turno dopo un'imboscata. Perfetto, ed è così che aumentammo i nostri guadagni. Grazie Fumi.
Bene, che la sfida abbia inizio. Non so se l'uccisione istantanea conta per questo bonus, in ogni caso, uccidere i nemici in un solo turno è fattibile. Ho appena messo questo mantello dorato sulle tue spalle, indossalo con fierezza. Vieni, promozione dorata della metamorfosi fulminea. Ok, conoscenza aumentata. Piush. E la nostra conoscenza è già al massimo. Grazie per l'incontro, non vedo l'ora di rifarlo. Beh, se sei libera domani ci rivediamo. E un'altra giornata passò e il risveglio di Futaba ancora non si sa nulla, purtroppo. Ancora 4 giorni, giusto? Che accadrà? I ladri fantasma faranno qualcosa? Ne sono in grado, non sappiamo nemmeno chi siano. Immagino sia impossibile, servirebbe un miracolo. Se riuscissero a fare qualcosa, sarebbero divinità. Non siamo tanto lontani dalla verità, no? Ah, nessuno che ci scrive, è incredibile tutto ciò. Allora, Takemi, ferma. Yusuke, Han e Ryuji, completati, perfetto. Makoto, non c'è oggi. E mi sa che oggi non c'è nessuno. Oh no, molto triste. Vediamo cosa mi consiglia il gioco. Di andare con Ryuji, a caso, totalmente, va bene. E invece, con i progressi che mi dici? Allenamento, sì, ma dove? Alle Blank? Ma tu sei scemo. Col cazzo che uso alle Blank se posso andare in palestra, scusami, eh. Oh, un nuovo allenamento. Sei migliorato parecchio dall'ultima volta. Vorrei provare ad allenarti con questo oggi. Questo manichino di legno, ottimo per le arti marziali, sai, karate, judo, sloshi. Cos'è lo sloshi? Colpisci facendo dei kata e sviluppi resistenza fisica. Ti alleni anche mentalmente, concentrandoti sulla forma e il flusso dei movimenti. Grazie. Vuoi prendere qualcosa? L'iperproteico, visto che le importazioni le abbiamo finite. Ne ho 18, dovrei comprarne ancora, mi sa. Mi sa che devo andare a comprarne altre. Bene, sei pronto? Assolutamente. Sei ancora un po' impacciato. Forse hai appena imparato le posizioni dei kata. Beh certo, è la prima volta, non è che posso sperare di essere bravissimo. Sono distrutto? Non puoi andare al massimo sin dall'inizio, devi prima sviluppare resistenza. Sembra che il tuo allenamento sia stato fisico e mentale. Beh, almeno qualcosa ha portato. 7 HP e 5 SP. Si inizia l'allenamento serio ora. Però sembra che anche il frullato abbia dato i suoi frutti. 3 HP e 2 SP. Ottimo. Andiamo a casa, dai che puzzi. Devo andare. Devo sfruttare ancora queste giornate di pioggia. Guarda caso adesso piove. Devo andare a prenderne ancora. Perché ne abbiamo 17 ora. Però sai com'è. Amico, qui davvero il tempo stringe. Anche online la gente si fa sempre più inquieta. Se perdiamo sarà tutto finito. Ora come ora non possiamo neppure considerare tale possibilità. Vero, gli stessi che prima si acclamavano come eroi ora sembra essere disperati, disprezzarci. Beh, abbiamo fatto comunque il possibile, ragazzi. Phoenix ha ragione, scusate se vi ho scritto per una cosa del genere. Va tutto bene, ci sentiamo anche noi così. Farò del mio meglio per non far saltare la mia copertura. Come tutti noi. Sembra proprio che ci stiamo innervosendo un po' tutti. Ma considerato la velocità con cui volano i giorni, la cosa migliore da fare è restare calmi. Già, e l'altra cosa migliore da fare è continuare ad andare a comprare il frullato iperproteico. In realtà ho fatto un po' una cazzata a non comprarlo in questi giorni, visto che continuava a piovere. Ma sai, effettivamente un po' costa, un po' ne avevo tanti. Forse ho fatto un po' una cazzata. Dai, sfruttiamo ancora la possibilità di questa pioggia per comprarli. Oh, non c'è né Oya né nessun altro oggi, incredibile. Se non c'è nessuno... Ah no, guarda, Kanda. Eccolo qua. Perfetto. Andiamo dai fumi. Basta. Ho deciso, andiamo dai fumi. Perché, come ho detto poco fa, i fumi adesso attiverà la sua richiesta di memento. Ehi, fumi, ciao. Anche se in genere la pioggia mi aiuta a pensare, oggi piove troppo forte. Il rumore mi rende difficile trovare la concentrazione. Ti chiedo scusa, in questo momento non me la sento di giocare. Ma non posso insegnarti lo shoji in questo momento, anzi... Diciamo d'ora in poi. È scacco matto per me, ormai. L'unica opzione rimasta è la resa. Ma non riesco a rassegnarmi. Non so bene quale sarà la mia prossima mossa. Il fumi sembra preoccupata. Grazie alla mia vasta conoscenza, potrei essere in grado di aiutarla. Sento di potermi avvicinare. Perfetto. Allora, che ne pensi? Vuoi passare il tempo con i fumi? Sì. Davvero? Vuoi aiutarmi? Grazie.
Oh, i fumi patata, anche lei. Prima di giocare, vorrei parlarti di una cosa. Mia madre mi ha detto che devo perdere l'amichevole con il professionista. Non capisco. Perché? È una sua strategia. Ha detto che se perdo contro un uomo, otterrò la solidarietà delle donne, quindi più fan femminili. Poi, quando la batterò nella rivincita, diventerò un simbolo delle donne forti. Così potrò sfruttare la popolarità del settimanale contro di loro per diventare subito famosa. Non funzionerà come roba. Vorrei essere d'accordo, ma credo che mia madre abbia ragione. La gente ama le storie di rivalsa. Venendo dalla TV, sa come funziona il mondo dell'intrattenimento. Questa volta non posso fare a meno di dissentire. Non è la cosa giusta da fare. Ho già discusso con mia madre. Non era la prima volta, ma ciò che mi ha reso triste è che ho capito che mia madre non mi vede come una giocatrice di shogi. Ha detto che non ha bisogno di investire così tanto tempo e forze in questo sport. E che una volta che diventerò famosa potrò mollare tutto e monetizzare sul mio aspetto. Oh no! Tua madre ti sta usando. Sostiene la mia carriera solo perché così potrà trarre profitto dalla mia immagine di idol. Non importa se perdo un incontro, intanto che accresco la mia reputazione e faccio soldi. Per mia madre lo shogi è solo un mezzo per rendermi famosa. Brutta roba. Tuttavia perdere di proposito è sbagliato. Anche se dovesse aiutarmi a diventare famosa e alleviare il fardello sui miei. Non voglio tradire lo shogi. Un gioco che sia io che mio padre amiamo. Dobbiamo fare qualcosa allora. Se solo fosse possibile. È il tipo di donna che non cambia mai idea. Vuole realizzare il suo sogno e mai soddisfatto di diventare una celebrità tramite me. Dubito altamente che riconsidererà la cosa. Dimmi il suo nome. Il nome di chi? Di mia madre. È Mitsuyo, Mitsuyi Togo. Che c'entra con quello di cui stavamo discutendo? Devo fare qualcosa sull'obiettivo di Fumi. Richiesta accettata. Dobbiamo vedere quante richieste abbiamo. Ed è finita così la giornata con i Fumi. Come si chiama tua madre? Ciao. Non dovresti riferire agli altri del bersaglio del memento? Sì, è vero. Vediamo quante richieste abbiamo. Solo quella. Quindi non ci conviene neanche, Morgana. Vuoi che ti visiti? Solo se aumenti il tuo rango, Takemi. Ovviamente no. Allora, vorrei provare la prossima volta che non piove ad andare da Chiaia, chiedergli di Takemi e poi vedere se Takemi mi dà il rango plus, perché ci manca solo un rango per completarla, ma continua a chiedermi solo di andare da lei. Beh, oggi piove e non sembra esserci nessuno in giro. Ma Koto che fine ha fatto però? Dai, eravamo al rango 8, mancava poco. E visto che piove e nessun altro vuole passare il tempo con me, ancora palestra sia. Cominciamo l'allenamento. Vuoi prendere qualcosa? L'iperproteico. Ne abbiamo 19. Prendiamole. Glughete, glughete, glu. Oh, bene. Sei pronto? Ho sbagliato voce. Stai prendendo la mano con Ikata, ma sembri ancora un po' impacciato. Beh, fin tanto che mi danno il bonus uguale a prima. Ottimo lavoro, continuiamo così. Sembra che ti sia allenato fisicamente e mentalmente. Ottimo allora. 7 HP, 5 SP. Ma anche il frullato ha dato i frutti. 3 HP e 2 SP. Saranno pochi gli SP guadagnati, ma ehi, vale la pena continuare. Chi mi scrive invece questa sera? Qualche news e un altro rapporto da parte mia. Ho trovato un nuovo rapporto per te. Hai un minuto? Sento di potermi avvicinare, sì. Potrei farlo. Io direi che se Mishima ci dà la missione per andare nel memento, di occupare la prossima giornata andandoci nel memento. Vuoi vederti con Mishima? Andiamo. Grazie. Scusa se ti disturbo. Nessun disturbo finché mi dai notizie utili, Mishima. Ah, Star, ti stavo aspettando. Ho qualcos'altro da dirti riguardo all'aiuto che mi stai dando. Allora, andiamo in un posto qui vicino. Scusa, dammi un secondo. Era Akiyama-kun. Vuole che vada a trovarlo. È piuttosto vicino a quanto pare. Sembra qualcosa di serio. Non penso che dovremmo ignorarlo. Verresti con me? Va bene. Se è una cosa importante, sì. Akiyama-kun! Mishima? Ah, ecco il nostro uomo.
Akiyama-kun ci ha detto che questo mese non pagherà. Perché non lo copri tu? È questo che fanno gli amici, no? Amici? Non siete amici? Non prenderci per il culo, Akiyama. Non è questo perdente l'amico che ti avrebbe dovuto aiutare? Se non hai nulla a che fare con questo stronzetto di Akiyama, ti consiglio di smammare. Forza, Toru. A quanto pare ci toccherà fare una chiacchierata con la sua fidanzata. No, per favore, vi supplico. Mi spiace, ma hai infranto la promessa. Ora spetta a lei ripagarci, se capisci cosa intendo. È questo che succede a chi prova a fotterci. Sei un diavolo, Yuta-kun. Akiyama-kun. Star, scappa. Io non me ne vado. Ne sei sicuro? Non voglio coinvolgerti, anche se averti qui è rassicurante. Credo di avere un'idea, è rischiosa, ma potrebbe funzionare, e questi non ci sentono. Se dovesse capitarmi qualcosa, occupati di Akiyama-kun, Star. Ehi, ragazzi! Merda, mi sono impappinato. Ancora qui? Scappa, idiota! Vi consiglio di lasciare stare Akiyama-kun. Ho registrato tutta la conversazione. Eh? Se farete qualcosa da Akiyama-kun alla sua ragazza, porterò tutto dietro la polizia. Oh, e non pensate di rompermi il telefono. Carico tutto sul cloud in automatico. Ehi, che facciamo? Andrà tutto bene. La polizia non farà un cazzo per uno stupido video. Perché non ve ne tornate a casa dalle vostre bamboline? Non abbiamo tempo da perdere con voi. Ah, credi in te stesso, Mishima, forza. Star, hai ragione. Eh? Sentite, lo so che dovete sembrare sempre dei duri e tutto, ma siete sicuri che valga la pena farsi arrestare un'altra volta per una storia simile? Cioè, questo video è più che sufficiente per finire al fresco, visto i vostri precedenti penali. Come fai a saperlo? Ora non ha importanza, lasciate stare Akiyama-kun e saremo a posto. Se manterrete la parola, eliminerò il video, anche la copia. Li cancellerai adesso? No. Yuta-kun, ne ho davvero abbastanza. Cavolo, credevo che mi sarebbe venuto un infarto. Tutta la mia recita sarebbe implosa se non se ne fossero andati in quel momento. che pippaccia, eh? Pippaccia? Sei stato grande, bravo Mishima. Tu credi, anche se mi sono pisciato sotto. Cosa? La verità è che ne ho subite abbastanza per sapere che certi tizi hanno la fedina penale sporca. E grazie per essere rimasto al mio fianco, Star. Non potevo ignorare l'ingiustizia. Ormai l'ho capito. È questa la sensazione che mi ha spinto a darvi una mano. Ok, Mishima non ce l'ha la roba del metaverso. Meno male. Ecco perché ho creato il fan site. E per far sì che nessun altro subisse delle ingiustizie simili. Mishima sembra molto motivato. Perfetto. Rango 8. Bravo Mishima. Dai che siamo quasi alla fine. Perfetto. Un altro confidant quasi completo. Akiyama-kun, stai bene? Te le hanno suonate di brutto. Mishima, perché mi hai aiutato? Eh? Non dovevi mischiarti. Scusa, ma sembravi davvero nei guai, perciò sono intervenuto. È così. Comunque, riesci a camminare? Vuoi che chiamiamo un'ambulanza? Sto bene, andate pure. Va bene, forza Star. Ci vediamo. Povero Akiyama, è stato pestato di brutto. Piripipi. Oh, Star, scusa, sei disponibile per parlare adesso? Sto cominciando a entrare nel panico, sto tremando, devo parlare con qualcuno. Ehi, pensi che andrà tutto bene? E se questi tizi mi hanno inseguito di nascosto fino a casa? Ma ho una replica d'arma per la difesa personale e ho un sistema di sicurezza al top, sono al sicuro, vero? Starai bene, vedrai, non ti hanno seguito. Da dove arriva tutta questa quella sicurezza? Ma mi sento un po' tranquillo ora, ora che ne ho parlato con te. Comunque, sono così stanco. Mi piacerebbe andare a dormire, ma devo fare un paio di ricerche su questi tizi. Devo anche moderare il fan site. Passerò un'altra notte in bianco. Tanto è estate, cazzo te frega. Grazie per avermi ascoltato fino in fondo. Ok, ci vediamo. Ciao Mishima, buona serata. E ora mancano solo
2 giorni.